degli appalti ai clan dell''Ndrangheta, secondo gli inquirenti, risulta indagato anche il deputato leghista Domenico Forgiuele, il cui nome risulterebbe nel cartello di complici del clan Piromalli, un cartello di 57 imprenditori che per quasi 10 anni si erano spartiti tutti i lavori pubblici a Gioia Tauro e zone limitrofe. Come sappiamo, la Guardia di Finanza, infatti, nella mattinata di ieri ha eseguito decine di arresti in tutta Italia nell'ambito dell'operazione Waterfront, che ha coinvolto funzionari e imprenditori. Il deputato leghista Domenico Forgiuele risulta essere ex titolare delle quote di maggioranza e amministratore della Terina Costruzioni, che poi ha lasciato immediatamente una volta entrato in Parlamento come esponente del Carroccio. In particolare, l'uomo di Salvini, legale rappresentante della Terina Costruzioni, avrebbe messo a disposizione la sua società per la presentazione di un'offerta concordata con le altre imprese partecipanti al cartello, al fine di condizionare il risultato della gara in loro favore. Le fiamme gialle sono risalite al deputato Forgiuele e alla società di cui era legale rappresentante, grazie a un file trovato all'interno di un hard disk sequestrato all'imprenditore Giorgio Morabito. In quel file c'era una griglia in cui Morabito appuntava il suo pronostico delle gare d'appalto e tra le ditte nominate c'era l'indicazione Mazzei. Il riferimento è proprio alla Terina Costruzioni, in particolare all'imprenditore Salvatore Mazzei, suocero di Domenico Forgiuele, attualmente detenuto presso la casa circondariale di Velletri, in quanto condannato per tentata estorsione aggravata dalle modalità mafiose. In ogni caso, Forgiuele resta indagato per due gare d'appalto, quella dell'eliporto dell'ospedale di Polissena e quella per il ripristino della viabilità nei pressi di San Giorgio Morgeto. In entrambe le circostanze, secondo il procuratore aggiunto Gaetano Paci e il PM Gianluca Gelso, il leghista avrebbe messo la sua società a disposizione delle manovre illegali dei Bagalà alla mercé del clan dei Piromalli che gestivano il lato economico dell'organizzazione. Su di lui, lo ricordiamo, il procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri, l'aggiunto Gaetano Paci e il sostituto Gianluca Gelso avevano chiesto il divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale per 12 mesi. In un primo momento la misura cautelare nei suoi confronti era stata disposta dal GIP con l'ordinanza firmata il 30 aprile scorso. In seguito ad un'informativa della Guardia di Finanza, però, il 13 maggio lo stesso giudice per le indagini preliminari ha emesso una nuova ordinanza e ha revocato il divieto di impresa e anche il sequestro preventivo di tutti i suoi conti correnti. Circa questa questione degli appalti pilotati, Forgiuele si dice tranquillissimo in quanto chiarirà tutta la vicenda dinanzi alla magistratura, nella quale si dice avere piena fiducia.